Let's go, bitches, vi rubo subito questo minuto, minuto e mezzo. Voglio dirvi una cosa, sono felicissimo per quello che è successo ieri. Ieri eravamo più di 400 in streaming, ci sono stati più di 11 nuovi subscriber, tantissime persone nuove che sono venute a vedere lo streaming, quindi vi ringrazio a tutti voi nuovi che magari siete venuti a vedere lo streaming e anche a voi vecchi che ci siete da sempre e mi supportate. Sono felicissimo perché è bello vedere che comunque su Twitch sono riuscito a prendere questa utenza, diciamo, ad avere nuove persone che vengono a vedermi e sono sempre di più ogni giorno che faccio streaming, quindi vuol dire che ciò che sto facendo, ciò che sto mostrando su Twitch vi piace e vi ringrazio tantissimo. E per questo, assieme a Esl Italia, voglio farvi un regalo. Oggi alle 7 in streaming, mentre mostrerò il nuovo DLC, cioè Awakening, vi regalerò a uno di voi fortunati un codice per la PS4 del DLC nuovo. Quindi state in streaming, ci vediamo oggi alle 7 per lo streaming del nuovo DLC, ma ovviamente io mi collegherò prima verso le 3-4 per fare il classico streaming con i subscriber e provare qualche challenge. Io vi saluto, bitches, e vi lascio al video. Let's go, bitches! Il gameplay di sottofondo è una Nuglar con l'M8 senza mirini. È ovviamente il gameplay che dovevo uploadare una volta superati i 1200 like al video Power Personal Trainer Episodio 3. In questo caso stavo facendo l'allenamento proprio io, mi stavo allenando e stavo registrando ovviamente anche per far vedere delle clip, eccetera, eccetera. Ed è uscita questa nuke assurda giocando senza mirino e mi stavo allenando. Ovviamente sono in solo, quindi non è ricercata. Spero vi piaccia. Gli accessori che sto usando sono quelli del video scorso dell'allenamento che vi ho detto, Power Personal Trainer Episodio 2, quindi se volete andatevelo a vedere. Ebbene, ma passiamo subito al video, passiamo subito a cosa è stato cambiato, cosa è stato patchato, cosa è stato buffato, cosa è stato nerfato, eccetera, eccetera, con l'ultima patch del 1 febbraio. Allora, praticamente, prima bisogna dire che il G-Slide, il salto super segreto, il salto buggato, il movimento veloce segreto super incredibile, è stato patchato, ma non è stato tolto completamente. Allora, molti diranno che bisognerà fare una combinazione di tasti nuova, non è vero, ragazzi, è stato cambiato solamente il timing in cui bisogna fare questa sorta di salto super buggato, cioè voi dovrete saltare, poi mentre siete in aria, correte, saltate, mentre siete in aria schiacciate il tasto per abbassarvi, quindi per andare in scivolata dopo il salto, e quando state per toccare terra risaltate. In questo caso ci vorranno un sacco di prove perché è veramente difficile in questo momento da fare, ci vorranno un bel po' di prove per riuscire a farlo come prima, non è più facile o comunque easy come era un tempo, ma comunque è rimasto, non è stato tolto del tutto, forse è un errore questo, non lo so ancora. Un altro cambiamento quasi impercettibile è il kill feed in basso a sinistra, è stato cambiato, è stato reso un po' più piccolo, migliorati i colori. Allo stesso modo sono stati migliorati i colori su quasi tutte le mappe, gli effetti di luce, in modo che non vi acceghino come sulla mappa Hunted, che era incredibile, non si riuscivano a vedere i nemici e dava veramente fastidio agli occhi. Oltre a questo, gli hit marker, cioè le cosiddette X, svaniscono prima quando sparate una persona, in modo da non distogliere la persona dal target, dal bersaglio. Ma ora passiamo a quelle che sono le armi e gli accessori. Allora, per prima cosa bisogna dire degli accessori che il fuoco rapido è stato cambiato. Prima vi avevo detto in un video che il fuoco rapido aumenta solo del 6% la velocità di fuoco con le armi automatiche, mentre invece è veramente utile con le armi a raffica. In questo caso diciamo che è stato aumentata l'effetto, comunque l'efficacia di questo accessorio su tutte le armi. Quindi ora ogni arma avrà un, penso, un suo personale radio di fuoco attraverso il Rapid Fire. Questo lo dovrò ancora andare a testare, quindi ovviamente ci dovrò fare un video a proposito del Rapid Fire 2.0. Quindi sicuramente ora, se volete, provate a usare Rapid Fire su altre armi che non siano a raffica, se avete visto lo scorso video e non lo usavate. Per quanto riguarda le mitragliette, invece, è stata ridotta la velocità di corsa. Oltre a questo, al VMP hanno finalmente tolto quel bug che quando lo si usava con Overkill, cioè con la carta praticamente che vi faceva mettere due armi primarie, non vi si vedeva sul radar con i VSAT, UAV, eccetera, eccetera, e nemmeno quando sparavate. Una cosa incredibile, finalmente dopo 3 mesi l'hanno patchata questa cosa. Oltre a questo, bisogna anche dire degli fucili d'assalto, ci sono stati dei grandi cambiamenti. Passiamo subito dallo Chevy LCR che sono stati cambiati ed è stata aumentata praticamente la stabilità quando si è in modalità di mira, cioè quando si tiene premuto il grilletto sinistro. L'arma è molto più stabile sia durante il fuoco, sia quando siete fermi e mirate, eccetera, eccetera, quando vi muovete state mirando, basta che tenete premuto il grilletto sinistro. L'XR2 è stata fatta la stessa cosa, è stata aumentata la stabilità dell'arma quando si è in modalità mira, ma è stata aumentata anche un'altra cosa, è stato aumentato anche il controllo
4 allo terrò in culo. Quindi quest'arma, se vi ricordate nel video versus qual è il migliore M87 via XR2, vi avevo detto che l'XR2 era forte solo da vicino e da media distanza. In questo caso ora si possono fare molti più long shot, è molto più stabile, quindi vi consiglio di provarla e utilizzate ovviamente Rapid Fire, che diventerà un cannone assurdo, è un'arma incredibile al momento, quindi vi consiglio a tutti di provarla. Allo stesso modo nei fucili a pompa c'è stato un cambiamento incredibile. Sia all'Argus che al KRM-262 è stata aumentata la portata del danno letale, cioè la distanza a cui quest'arma può uccidere con un colpo è stata aumentata. Al KRM-262 posso capire perché non era così forte ed era molto lento, ma all'Argus è stata aumentata ancora di più questa cosa, quindi è secondo me un po' esagerata, diventa una sorta di mini cecchino se è stata aumentata veramente così tanto. Ovviamente dovrò andare a testare un pochino quanto è stata aumentata, quanto è grande questo, diciamo, portata letale e così via. A tutte le mitragliatrici leggere è stato fatto lo stesso cambiamento dei fucili d'assalto, cioè è stato aggiunto un controllo della mira, una stabilità della mira in più quando si è in modalità di mira. Allo stesso caso è successo invece per il fucile di precisione Locus. Ovviamente diciamo che questo cambiamento è minimo, però ovviamente cambia le armi in un certo modo, perché Call of Duty è un gioco dove si tiene sempre la mira, dove si cerca sempre di mirare col ghetto sinistro per uccidere una persona, non è un Counter Strike o un Halo che si spara molto in hipfire. Quindi in questo caso è stato aumentato questo controllo a quasi tutte le armi che vi ho nominato per cercare di renderle migliori e più precise, quindi di variare un pochino il gameplay. Dato che l'XR2 non era così usato, ora verrà molto di più usato grazie a questo controllo del rinculo aumentato e anche attraverso il fatto che ora è più facile controllare tutte queste armi quando si è in modalità di mira. Per quanto riguarda i perk, awareness, cioè percezione ambientale, è stato ridotto il range in cui si poteva, cioè la portata in cui si poteva udire i passi delle persone o comunque i vari rumori. Questo perché all'inizio era veramente esagerato e a volte era anche fuorviante, poiché si sentivano rumori troppo lontani che sembravano molto vicini. Per gli specialisti pure ci sono stati dei cambiamenti. Il Nomad ora ha la velocità del reject per tirarsi in piedi quando vi sparano addosso e premete L1 ed R1 è aumentata, quindi ora è molto più veloce. Un altro specialista a cui è stato fatto una patch è il Reaper, cioè lo Shite o Psicosi. Praticamente ora i suoi passi sono stati resi più normali, più bassi, per renderli uguali a quelli degli altri personaggi, poiché erano troppo rumorosi quando si giocava, specialmente nelle modalità come può essere un cerca e distruggi. Allo Spectre è stato cambiato anche il valore del Reaper. Quando voi attivate Reaper e venite uccisi, ora diciamo è stato ridotto la tacchetta che vi viene tolta quando attivate Reaper e venite uccisi. In questo caso è stato fatto perché molte volte Reaper veniva attivato, venivate uccisi e toglieva più di metà barra, quindi una cosa forse esagerata per i creatori del gioco. Ultima cosa, passiamo alle score streak, iniziamo dal Cerberus. Al Cerberus è stata aumentata la vita della navicella, del mezzo, del Wally, non so come lo volete chiamare, del robottino. È stata anche aumentata la velocità con cui riesce a prendere il target quando non lo controllate. È stata aumentata la precisione, il danno, la precisione dei missili e anche la velocità dei missili stessi. All'Hellstorm c'è stato un cambiamento, secondo me potrebbe essere molto utile. È stato aumentato il danno, ovviamente la distanza, l'area del danno. È stata aumentata anche la velocità a cui vengono espulsi i proiettili delle bombe quando aprite il missile. E in più è stato aumentato anche il range del target, cioè la portata di dove vedete i target che avete agganciato. Alla Mothership è stata aumentata la vita invece. Le navi che portano i RAPS è stata aumentata la vita, perché come sapete venivano sempre abbattute facilmente con un missile, mi pare. Quindi ora è stata aumentata la vita e quindi è più facile che possano poggiare i RAPS, possano mettere in campo le palle esplosive. È stato facciato anche l'effetto del rombo di tuono, che quando magari cadeva a terra e faceva l'esplosione faceva danno perfino ai giocatori dentro le case, una cosa che a me accadeva sempre o quasi spesso. Quindi finalmente sono contento di questa cosa, perché tante volte magari giocavo Nuketown, ero dentro la casa, mi ero messo al riparo, arrivava il Rolling Thunder, il rombo di tuono, e mi uccideva. Oltre a questo, la G-Unit è stato aumentato il danno che bisogna fare alla nave che metterà in campo il robottone. In più è stato aumentato la vita della stessa nave ed è stata incrementata anche la durata della G-Unit di 90 secondi.
Un altro, diciamo, patch molto importante è quello dell'Aether, che c'era un problema, non so se ve ne siete mai accorti, che quando chi tirava l'Aether moriva, a volte non faceva vedere alcuni avversari che erano, diciamo, nella minimappa, nella freccettina che veniva mostrata dall'Aether o Visat, e quindi ora è stata patchata questa cosa e finalmente tutti sono visibili per sempre attraverso l'Aether. Io spero che vi sia piaciuto questo video, qui vi ho raccontato patch, buff, nerf, eccetera, eccetera. Io vi saluto, ci vediamo oggi in streaming, vi ricordo alle 7 per il nuovo DLC, ma ci vediamo sempre prima per le 3, 4, ovviamente per il classico streaming con i subscriber e per le varie challenges. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo, let's go!